Buongiorno a tutti, oggi sabato 25 maggio sono in compagnia di Sherry Superstar. Sherry, dai. Sto facendo legna perché più tardi mi raggiungeranno degli amici camperisti conosciuti su Facebook. Il bello dell'internet, non solamente critiche ed haters, ma anche incontri e nuove amicizie. Solamente che sotto non c'è molta legna, qui invece sono circondato da legna venuta giù da questa slavina qua, e quindi adesso dovrò fare un po' di ordine con laccio e tutto, tagliare con l'ascia, bla bla bla, e poi porterò giù il tutto con il portabici. Vediamo, in teoria tiene 35 kg, 35 kg di legna, beh, direi che per stasera ce n'è. Ciri, dammi una mano, prendi un po' di legna. Lei vuole solo e sempre giocare. Guarda qua, Ciri, guarda qua, porca miseria, guarda che bello questo, guarda. Ciri, Ciri, guarda qua che bello, guarda che lo lancio, eh. Lo lancio, eh. Ci sei? Seduta, no, seduta, 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 no, seduta. Ferma, eh? Ferma, eh? Lo lancio, eh? Vai! Portalo qua! Portalo qua! Dammelo qua! Dammelo qua! Che cattiva! Vai! Scleratissima. Beh, se prendo pezzi così, mi sa che 35 kg li raggiungo piuttosto in fretta. Mi sa che devo fare due giri, anche perché questa legna in realtà è molto secca e quindi non dura poi granché. Però almeno brucia bene. Bene, sto raccogliendo un sacco di legna, credo di aver già sforato nel peso, nel limite di peso del portabici, quindi con molta probabilità farò due giri, perché la legna non è mai abbastanza, e quindi preferisco fare due giri e lasciarne un po' lì, che poi in realtà non rimarrà mai lì, finirà comunque dentro il braciere. Preferisco così che poi rimanere magari alle 11 di sera senza legna, andare lì a cercare che ce n'è poca, bagnata, bla 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 bla. E quindi meglio attrezzarsi come si deve. Abbiamo fatto una roba un po' strana. Allora, vorrei precisare una cosa. Don't try this at home. Non fatelo a casa, perché il peso consentito, il peso di carico del carry bike Fiamma è 35 kg e io penso di averli superati abbondantemente. Quindi io non mi prendo alcuna responsabilità sui mezzi altrui. Non fatelo, è una cazzata, però io sono fatto così e quindi boom. Portiamo la legna giù e c'è ancora questo troncone, questo qua lo ficco davanti, pesa una tonnellata e mezza.
e via. Sara! Lei qua di casa. Sherry! Sherry! Zara, 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 guarda qua. Teffa. Sherry, vai. No. Quanto serve? Ok, sto scaldando. Brutta, la brutta che siamo, siamo brutte, quanto siamo brutte? Brutte, siamo brutte, brutte, brutte. Ciao ciao!
Buonasera a tutti, weekend finito, abbiamo fatto delle mega grigliate, il tempo purtroppo non è stato molto dalla nostra parte, però questo fa parte del gioco. Mi ha fatto piacere conoscere delle persone che non si fanno intimorire dal tempo e tirano fuori comunque il camper, lo utilizzano, tendalino aperto, grigliata sotto il tendalino, fuoco e via. A me questi incontri fanno sempre piacere. Mi piacerebbe in futuro organizzarne altri, anzi se avete voglia di passare un bel weekend in zona Torino, il periodo è quello buono, ci sono un sacco di posti dove si possono fare fuochi, insomma, in tranquillità. Alla prossima, ciao!